Contrastare l'illegalità attraverso una collaborazione più attiva da parte delle forze dell'ordine e con attività di sensibilizzazione per le vittime che subiscono usura ed estorsioni. È l'obiettivo dell'incontro organizzato dal prefetto Maria Teresa Cucinotta con le associazioni anti-racket che operano nella provincia annissena, quali quella intitolata Gaetano Giordano di Gela, Noi e la Sicilia di Mazzarino, Ninetta Burgio di Niscemi, insieme per condividere il loro impegno a diffondere la cultura della legalità attraverso la denuncia. L'impegno istituzionale è quello di combattere l'estorsione e l'usura. L'impegno, come dire, reale, oltre a quello, è di creare una mentalità nella società soprattutto, di un briciolino di rinascita sociale di cui questa provincia e quest'isola hanno un grande bisogno. L'errore è pensare che solo chi ha problemi di racket o di usura debba appoggiarsi alle forze dell'ordine, alle prefetture e alle associazioni. Invece è un problema di tutti, perché è un decadimento dei diritti, della libertà, dell'economia, riguarda tutti, non solo le persone interessate. Maggiore tutela per le vittime del racket attraverso delle azioni di supporto da parte delle istituzioni è stato inoltre ciò che il prefetto Maria Teresa Cucinotta ha ribadito durante l'incontro a Palazzo di Governo. L'impegno è un richiamo forte di attenzione all'attività indispensabile svolta dalle associazioni anti-racket nel volere favorire le denunce, nel volere essere di supporto a quegli imprenditori che sono vessati e quindi contestualmente di supporto all'intera società civile perché si giunga ad un'affermazione reale della legalità. Vi sono state delle modifiche normative che impongono anche un esame più stringente delle, diciamo, quelle che devono essere le, caratteristiche che deve avere un'associazione per essere iscritta nell'albo prefettizio e poi perché, d'intesa con il commissario straordinario che già ha presentato a Palermo alla presenza del viceministro Bubbico, viceministro dell'Interno, sensibilizzare anche le associazioni e per essa anche gli imprenditori su questa nuova procedura informatica che da questo momento, dal 20 giugno, garantisce la maggiore trasparenza e celerità dello sviluppo delle pratiche per ottenere i benefici previsti dalla legge anti-racket e anti-usura.